Lavoriamo per le persone, ne incontriamo tante nel pronto soccorso, soltanto che loro non ci dicono che hanno subito una violenza, ce ne accorgiamo noi e le aiutiamo. E allora oggi, come anche altre volte, vogliamo essere la voce di queste persone che non ci sono più e che non siamo riuscite ad aiutare perché le hanno uccise. Questo è il nostro modo di fare prevenzione. Mio caro Gesù, questa è una preghiera che parte dal cuore, scritta per i nostri fratelli ammalati e per noi tutti, che in un modo o nell'altro partecipiamo alla sofferenza altrui. Oh Signore, dona ai nostri fratelli la forza di superare questa grande prova. A loro, che sono lontani da casa e dagli affetti, liberali dall'angoscia e dalla paura, dalla tristezza e dalla solitudine. Oh Signore, guida la mano del chirurgo, del medico, dell'infermiere e di tutti coloro che lavorano con amore e generosità.